Frank, tanto tempo che non ti vediamo in gruppo, intanto come stai? Adesso sto bene, grazie. Quando pensi di poter rientrare con la squadra? Ancora un paio di settimane, una settimana magari posso rientrare. Quindi diciamo che Lecce e Palermo è difficile? Un po' difficile, sì. Ma cosa ti è successo? Strappato il polpaccio. Ecco, e come ti sembra che sta la squadra adesso? La squadra si sta lavorando bene ogni settimana, quindi speriamo quello che abbiamo fatto in settimana di portarlo in partita. Lecce e Palermo, Andrea, si decide molto del futuro del Pescara parlando di promozione diretta? Sì, tantissimo, però non è neanche un crocevia, il solo crocevia di questo fine campionato, quindi dobbiamo affrontarlo con la solita serenità e consapevolezza ai nostri mezzi. Firmeresti per due pareggi? No, mai. Uno a Lecce e una vittoria col Palermo, dai, questo sì. Ma sì, dai, però il cuore mi dice, la testa mi direbbe di sì, ma il cuore mi dice di no. Non mi piace giocare per il pareggio, voi lo sapete come la penso, cerco di trasferire il mio modo di pensare ai ragazzi, che insomma anche un po' pescarese in questo, nel senso che non ci si deve accontentare, bisogna agire e andare all'attacco, poi chiaro, mettendoci tutto noi stessi, il risultato poi viene di conseguenza. Chiedo un'ultima cosa, Andrea, tu che vivi lo spogliatoio ogni giorno, passata un po' la delusione per la prova non positiva con il Cosenza, che atmosfera si respira? Sì, sì, direi che il mister è stato molto bravo a lasciare un pochettino le briglie, insomma è stato un periodo stressante per i ragazzi dove non abbiamo fatto praticamente mai pausa e abbiamo fatto delle gare parecchio importanti. In questa settimana la squadra si è divertita con dei tornei, con delle gare di non so, calcio tennis piuttosto che altro, e i ragazzi hanno un po' ritrovato la serenità e la giusta tranquillità, insomma.